grazie a tutti, scusate per lo spostamento di giornata da ieri a oggi, insomma, però era motivi di lavoro, ero per l'appunto con la commissione ad Avellino ieri e era organizzato in maniera diversa e ho dovuto seguirla invece io. Ho un compito difficile, cioè in Italia nel 2015, cioè convincervi che un'istituzione di 50 politici che si riuniscono a Roma è utile per combattere le mafie e anche per educare i ragazzi, insomma, per cui abbiate pietà nel seguirmi in questa cosa. Io proverò a convincervi di questa cosa, spero di almeno alla fine fare una piccola breccia in questo senso e magari fornirvi, quello sì, sono un po' più fiducioso, qualche strumento utile di lettura anche della realtà più generale della lotta alle mafie, non tanto della Commissione parlamentare antimafia. Brevissimamente, proprio per la minima conoscenza di che cos'è, è un organismo parlamentare bicamerale per cui sia deputati che senatori, sono 50, 25 e 25 e le commissioni d'inchiesta sono previste dalla Costituzione, tutelate dalla Costituzione, hanno astrattamente gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, in realtà nelle ultime tre legislature i poteri sono stati molto limitati, nel senso che l'unico vero potere che possiamo esercitare è quello di far accompagnare un'eventuale persona che vogliamo sentire che non vuole presentarsi, farla accompagnare dalle forze di polizia e di sequestrare materiale, ma anche questo è un potere che non abbiamo mai utilizzato, neanche quello di far accompagnare le persone, sono sempre venute alla fine spontaneamente. Facciamo però una minima attività di indagine che magari poi vi racconterò nel corso dell'attività. L'attività si svolge come quella di tutte le commissioni parlamentari con una particolarità, nel senso che non siamo una commissione che produce delle leggi materialmente, perché poi quelle invece sono compito prima delle commissioni giustizia o affari interni di Camera e Senato e poi delle aule parlamentari. Noi, soprattutto negli ultimi anni, la commissione è diventata però un luogo che propone delle leggi ai due rami del Parlamento in base ai lavori che svolge. La storia della commissione è una storia teoricamente lunga 50 anni, nel senso che la prima commissione nasce negli anni 60, negli anni 60, nel 64, nella realtà non è esistita sempre la commissione si riforma per legge ogni volta che rinasce il Parlamento, è una scelta che fu fatta all'inizio e poi è stata mantenuta per non fare una commissione permanente di lotta alle mafie, con l'idea che prima o poi non ci sia più bisogno, per cui invece di abolire la commissione antimafia non le si fa più perché non ci sono più le mafie. In realtà, come vi racconterò continuando, c'è stato un periodo in cui, una legislatura in cui la commissione non c'è stata e paradossalmente è proprio il periodo forse più tragico della storia della lotta alle mafie in Italia. E questo già può essere un piccolo indizio che in fondo la commissione così inutile non è. Per andare più indietro nel tempo e per darvi una traccia che è quella che poi magari appunto per chi vuole utilizzarlo in un percorso educativo può essere quella un po' più comoda, che però appunto consente degli spunti interessanti, è ovviamente quella cronologica, per cui può essere interessante per chi vuole provare a inserire questo argomento per esempio in un percorso didattico che appunto non arriva ai giorni nostri, sapere che le prime inchieste parlamentari che si occupano di mafia in realtà sono già degli inizi del Novecento. Ci sono dei parlamentari del nord che partono dal nord e vanno in Sicilia per capire cos'è questa mafia di cui si parla, e paradossalmente mentre nelle leggi, anche nei documenti interni di lavoro delle forze di polizia non si parla di mafia, ci sono invece dei documenti parlamentari, delle indagini parlamentari che parlano di mafia. Sidney Sonnino è uno di quelli più conosciuti che ne fa alcuni, ma ci sono anche alcuni parlamentari meno conosciuti che li hanno prodotti. Si parla già in quel momento, poi ovviamente nel periodo fascista la mafia viene affrontata solo e soltanto come un problema di ordine pubblico, per cui viene affrontata come una cosa da reprimere semplicemente mandando l'esercito, viene fatta un'operazione di repressione militare molto dura ma totalmente inefficace per quello che è la realtà già all'epoca delle mafie. Io do alcune cose per scontate, ma magari alcune le inserisco mentre parlo, nel senso che ovviamente la particolarità delle mafie rispetto a una qualsiasi organizzazione criminale
è il fatto che non si riuniscono per fare semplicemente un delitto, per cui non è i rapinatori, si mettono insieme, sono tre, vanno a fare una rapina, quella è un'organizzazione criminale, tra virgolette, semplice. L'organizzazione mafiosa è quella che, oltre a mettersi insieme, crea dei collegamenti con la politica e con l'economia, la differenza è tutto lì. E le mafie italiane, fin dall'inizio sono così, la particolarità delle nostre mafie, che in realtà sono, diciamo, in qualche modo copiate in realtà da mafie irlandesi ed ebree, paradossalmente, anche se poi, diciamo, noi siamo stati più bravi e il know-how l'abbiamo sviluppato anche a livello internazionale in maniera migliore, però diciamo la nostra particolarità e la particolarità delle mafie è sempre stata questa, fin dall'inizio, tant'è vero che i primi delitti di mafia che si ricordano sono delitti cosiddetti eccellenti, cioè sono un ex sindaco, un poliziotto che era venuto dagli Stati Uniti a studiare qui. Ora non vi faccio i nomi perché tutte queste cose le potete ritrovare, non cerco di non essere troppo didascalico fino in fondo, insomma, però vi do gli elementi generali. Per cui appunto le mafie italiane fin dall'inizio sono così, sono delle strutture che si mettono in realtà non in competizione con il potere istituito, ma in qualche misura in collaborazione, cioè cercano di, da un lato, di essere loro a controllare il territorio, dall'altro però di non essere troppo nemiche di chi comanda in quel momento, anzi cercano sempre di avere un buon contatto con chi comanda, non solo nella politica ma anche nell'economia, fin dall'inizio. Questo è un elemento di cui spesso ci si dimentica, ma che si ricomprende immediatamente se si pensa che i primi mafiosi siciliani importanti sono i campieri, cioè quelli che comandavano chi andava a lavorare nei campi, e facevano questo lavoro per conto dei latifondisti. Per cui, cioè, grandi potentati economici, perché all'epoca nel sud l'agricoltura era la Fiat, che sarà poi negli anni 50, e adesso non lo so, l'information technology potrebbe essere paragonato, cioè il settore che dava più occupazione e più possibilità di lavoro, e i campieri erano i mafiosi che decidevano a che prezzo e per quanto tempo la gente dovesse lavorare nei terreni, e dunque la mafia era a servizio di un potere totalmente economico che poi si intrecciava ovviamente all'epoca anche col potere politico, perché la politica allora era prevalentemente fatta per censo. Per cui comincia già così la storia, comincia così anche l'analisi che viene fatta dal Parlamento italiano in quegli anni, però nel periodo fascista questa cosa viene completamente cancellata per poter dire abbiamo sconfitto la mafia facendo degli interventi militari molto pesanti, il più famoso in Sicilia dal prefetto Mori, ma ne viene fatto uno altrettanto pesante in Campania, meno famoso perché riguarda una zona vicino Caserta, non troppo conosciuta, dove però c'era una presenza di clan camorristici, diciamo, abbastanza forte, e fu anche lì un intervento di pura repressione molto violenta. In Sicilia fecero un vero e proprio assedio a un paese, uccidendo una marea di persone che non c'entravano niente con la mafia, e scatenando forse anche un meccanismo poi che negli anni produrrà effetti nefasti, perché ci fu appunto un effetto quasi di solidarietà con i mafiosi e non con lo Stato, di vedere lo Stato solo come nemico. Però insomma, la prima volta che invece si comincia a parlare veramente di una commissione parlamentare di mafia è nel 1948, dopo la strage di Portella delle Ginestre. Ci furono alcuni parlamentari che proposero di fare una commissione d'inchiesta specifica sul fenomeno del brigantaggio e della mafia, perché appunto Portella delle Ginestre è un omicidio, una strage a metà, portata, consumata a metà da personaggi a metà fra il mondo del brigantaggio e il mondo mafioso, anche se quasi certamente non ci sono le prove, ma insomma dal punto di vista storico ormai se ne parla liberamente come in realtà appunto una strage mandata dal potere politico che aveva bisogno di rimettere sotto controllo appunto i movimenti dei contadini e della liberazione delle terre. In realtà quella commissione nel 1948 non si forma, si arriverà al 64 per formare una commissione, e già qui si vede che in questa mancanza, diciamo, di una commissione parlamentare, e di conseguenza in realtà è il simbolo di una disattenzione della politica o comunque della volontà di tenere un'immagine delle mafie bassa nell'opinione pubblica, in questa fase si consuma una strage di una classe dirigente siciliana di sindacalisti enorme, sono più di 30 i dirigenti di sezioni sindacali siciliane che vengono uccise dai mafiosi in quegli anni, fra il 48 e il
62-61 vengono uccisi una, appunto, un numero enorme di, vengono uccisi, minacciati, picchiati e quant'altro, di cui rimane, tra l'altro, è rimasta anche nella nostra memoria, anche di chi è più attento a queste cose, veramente poco, nel senso che chi legge Sciascia, il giorno della civetta, trova il nome di Accorso Miraglia e forse va da lì a vedere che non fu il solo, e anche già nel giorno della civetta questo un po' viene raccontato, l'unico dirigente sindacale a essere ucciso da Cosa Nostra in quegli anni. Però diciamo, poi c'è un film, Placido Rizzotto, che l'ha recuperato una quindicina di anni fa, nel 2000, che ha avuto la sfortuna però di uscire insieme ai 100 passi, che è oggettivamente molto più bello ed efficace, e dunque è finito, diciamo, un po' nel dimenticatoio, che però può essere anche quello utile, per esempio, in un percorso scolastico, comunque educativo, anche perché quel film si conclude con una scena inventata, che però diciamo, di cui non c'è una testimonianza storica, che però potrebbe essere successa veramente, cioè c'è una stretta di mano fra Pio La Torre e Nando Dalla Chiesa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che all'epoca sono, Pio La Torre diventa Placido Rizzotto, e di Corleone viene fatto scomparire, ucciso a Corleone, ma si saprà molti anni dopo dove viene fatto, dove era stato buttato il cadavere. E dopo Placido Rizzotto, dirigente del movimento sindacale della Camera del Lavoro di Corleone, diventa Pio La Torre, e mentre a indagare sull'omicidio di Placido Rizzotto è Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'epoca credo tenente dei carabinieri, con la competenza anche su Corleone, per cui potrebbero veramente essersi incrociati durante le indagini. Alla fine del film di Placido Rizzotto c'è questa stretta di mano fra di loro. In questa fase, appunto, detto, in cui la commissione parlamentare non c'è, c'è questa lunga vicenda in cui, appunto, in Italia di mafia si parla solo per dire che non esiste, cioè ogni volta che qualcuno prova a tirare fuori l'argomento, sia di politici italiani del sud, ma anche studiosi stranieri che vengono e che ovviamente, non avendo diciamo, gli obblighi culturali italiani, sono più liberi e dunque raccontano quello che vedono nei territori, cioè un controllo da parte non dello Stato ma da parte di altre fazioni del territorio, in Campania, in Sicilia in particolare, meno in realtà in quelle fasi in Calabria, in Puglia, non c'è quasi mai stato in realtà un controllo così stretto del territorio. Ovviamente questo viene raccontato, e la risposta dei vertici dell'establishment italiano è sempre che la mafia non esiste, la si nega, e di conseguenza non si fa neanche un'attività parlamentare di conoscenza profonda di queste cose. Nel 64, dopo in realtà una strage, involontaria in realtà, la strage di Ciaculli, muoiono dei carabinieri e dei vigili del fuoco che sono intervenuti per una macchina sospetta. La macchina non era diretta, era piena di esplosivo che appunto salta in aria quando viene aperta la macchina, però non era un attentato rivolto contro carabinieri e comunque forze di polizia generale, era in realtà, stavano trasportando dell'esplosivo per colpire altri mafiosi. Però siccome in questa strage vengono coinvolti molti carabinieri e alcuni vigili del fuoco, c'è un momento di particolare attenzione rispetto a questo fenomeno, e viene istituita la commissione antimafia. Solo che la commissione antimafia istituita non vengono nominati i componenti per alcuni mesi, vengono nominati, sulle date non sono precisissime, il 4 febbraio credo del 64, e il Parlamento viene sciolto 4 giorni dopo, per cui quella commissione non si riunisce mai. È una casualità, ovviamente, cioè, non hanno sciolto il Parlamento perché si era costituita la commissione parlamentare antimafia, ma in qualche misura anche questo aiuta a leggere un po' le vicende simboliche di quegli anni. Nelle legislature successive, però, quella commissione parlamentare antimafia invece si riunisce e comincia a produrre alcune cose che producono anche le prime leggi antimafia vere e proprie. Paradossalmente la prima legge antimafia fatta dallo Stato italiano in maniera strutturale è una legge molto moderna, lo capiamo adesso, ma che all'epoca fu applicata in maniera molto, molto debole, cioè una legge che consentiva sostanzialmente di sottrarre ai mafiosi le attività economiche che controllavano, quello che adesso chiamiamo sequestro dei beni.
sostanzialmente con una specie di commissariamento. Ecco, quello fu uno dei primi prodotti dell'attività della Commissione Antimafia che cominciava all'epoca a lavorare. Nelle prime fasi la Commissione Parlamentare Antimafia, in quei primi anni, gli anni 60 e inizio anni 70, si caratterizza non per un'attività brillantissima, anche perché appunto nel paese c'è la fase della ricostruzione, per cui insomma si punta sull'ottimismo, diciamo, e non tanto sull'evidenziare le questioni negative. La Commissione comincia a fare un lavoro vero e proprio da Commissione d'inchiesta nella legislatura che va dagli anni dal 72 al 76, e in quella Commissione si ritrova a lavorare per l'appunto Pio La Torre, che credo che sia una figura che più o meno conoscete tutti quanti, non sto qui a spiegare troppo, comunque insomma un politico siciliano, prima appunto leader sindacale e poi leader del Partito Comunista in Sicilia, ma anche Cesare Terranova, un magistrato siciliano che ha scelto di candidarsi da indipendente al Parlamento, ma anche alcuni personaggi meno famosi come un parlamentare democristiano, Carraro, che diventa presidente di quella commissione e che in qualche misura la lascia lavorare, diversamente da quello che avevano fatto un po' i suoi predecessori, cioè fa in modo che alcune attività di inchiesta, di approfondimento, vengano effettivamente portate avanti, ovviamente entro certi limiti per lui, ma comunque leggendo la storia, leggendo le relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia di quegli anni, si capisce che un lavoro è stato fatto. La Commissione lavora all'epoca e tuttora finalizzando il suo lavoro a delle relazioni. Le relazioni purtroppo molto tecniche spesso, anche se negli ultimi anni abbiamo provato a fare anche un tentativo di, diciamo, semplificazione nel raccontare nelle relazioni il risultato del lavoro, le relazioni raccontano proprio il lavoro della Commissione, per cui sono alla fine di un percorso nel quale, dopo una serie di acquisizioni di materiali e ascolto di persone competenti, la Commissione racconta al Parlamento, ma di conseguenza al Paese, quella che è la realtà della lotta alle mafie su alcuni temi specifici o più in generale. Quella Commissione degli anni 72-76 fa un lavoro molto attento di studio sulla legislazione antimafia, finalizzato, e all'epoca si pensava che la mafia fosse solo in Sicilia sostanzialmente forte veramente, cioè fosse un fenomeno da andare a contrastare quasi solo in Sicilia, per cui leggendo quelle pagine, ma anche la legge istitutiva parlava solo della Sicilia sostanzialmente, delle altre regioni non parlava, però c'è un lavoro serio, e quel lavoro serio produce una prima bozza di quello che poi molti anni dopo diventerà l'articolo 416 bis, cioè l'articolo che punisce specificamente l'associazione mafiosa. Pensato dentro quella commissione da Pio La Torre con Cesare Terranova, un articolo che spiega benissimo, basta leggere quello per capire perfettamente cosa sono le mafie, è uno degli articoli di legge italiani più chiari e più precisi che io conosca in assoluto, nel senso che dice esattamente che cos'è la mafia, se uno se lo legge con un attimo di calma, non è neanche complicato, nel senso normalmente le leggi italiane, anche quelle penali, diciamo, non sono chiarissime nel dirti qual è il reato che tu stai compiendo, invece lì si capisce esattamente che cosa fanno le mafie, cioè che collegamenti cercano su un territorio e in quali modo cercano di realizzarli. Quella Commissione Parlamentare Antimafia realizza una serie di relazioni, è più conosciuta per la relazione finale di quella commissione, che è una relazione, c'è una sorta di relazione complessiva quasi unitaria, nel senso che raccoglie comunque il frutto del lavoro di tutte le componenti politiche di quel periodo, e propone anche delle innovazioni nelle leggi importanti, comincia a capire che per esempio il domicilio coatto fuori dai territori può essere un problema, lo dice in quella relazione nel 72, purtroppo fu capito 10 anni dopo anche quello. Dice che sul sequestro dei beni mafiosi bisogna fare di più, perché all'epoca lo si poteva fare solo per un periodo limitato di tempo, invece dice se gli prendiamo dei beni che non sono, sono di frutto di un'attività criminale, bisogna toglierli e non restituirli dopo un periodo di tempo. Dice delle cose importanti anche sull'organizzazione delle indagini, che bisogna cominciare a pensare ad avere delle indagini più specializzate su quel territorio, e comunque la cosa veramente importante di quel lavoro, di quella commissione, è che non dice più la mafia non esiste, comincia a esserci, mentre ancora a Palermo il cardinale di Palermo continuava a dire che la mafia non esisteva, per cui non era la politica, non era l'economia, era un potere, diciamo, teoricamente
diverso, che doveva avere un interesse per liberare la sua terra da queste cose, continuava a dire la mafia non esiste. C'era invece un Parlamento che faceva delle relazioni votate anche dai partiti di maggioranza dell'epoca, che dicevano che la mafia esisteva e andava combattuta in un certo modo. Poi adesso vi racconterò che così non sarà immediatamente dopo. Quella commissione produce però anche per mano fondamentalmente di Pio La Torre, ma anche appunto degli altri, Cesare Terranova, ma anche dei consulenti dell'epoca, magistrati e poliziotti che collaboravano con la commissione, produce una relazione di minoranza, più di una relazione di minoranza in realtà, una firmata appunto da Pio La Torre e una firmata invece dagli esponenti del movimento sociale, che, come dire, fanno anche dei passi in più. In particolare quella di Pio La Torre è molto dura nell'analisi dei rapporti fra Cosa Nostra e pezzi del potere che comandava in Sicilia in quel momento, e è anche quella che in qualche misura preannuncia la necessità di fare delle leggi molto più dure per il sequestro dei beni ai mafiosi e per il loro riutilizzo sociale. Cioè comincia già a immaginare il fatto che non solo bisogna toglierli, ma non bisogna poi buttarli dalla finestra, bisogna farli in qualche modo tornare ai cittadini. Per cui quella relazione di minoranza di Pio La Torre racconta innanzitutto bene che cos'era il rapporto fra Cosa Nostra, perché parla solo della Sicilia, e il potere dell'epoca, il potere economico e politico in particolare della Sicilia, ma che ovviamente aveva importanti riflessi sul potere nazionale, perché la Sicilia è la terza regione come numero di abitanti in Italia, per cui insomma contribuisce in maniera importante, poi eleggeva ed elegge tanti parlamentari e conta molto anche le vicende politiche interne dei partiti. E di conseguenza raccontava bene quel settore e aveva questi spunti. Però alla fine di quella, appunto, fu una relazione di minoranza, per cui votata, presentata soltanto dagli esponenti del Partito Comunista, le relazioni di minoranza non vengono votate dalla Commissione, vengono semplicemente presentate e rimangono agli atti. Rimase lì e probabilmente però l'impatto di quel lavoro di quella Commissione, non solo e soltanto per questa relazione di Pio La Torre, che è quella più famosa e conosciuta, ma anche per il resto del lavoro svolto dalla parte più larga della Commissione, le sue parti più condivise, produsse un effetto particolare, cioè che nella legislatura successiva la Commissione parlamentare non si formò. La Commissione parlamentare della legislatura che comincia nel 76 non c'è, nel 77 comincia la legislatura in realtà. Questo fatto, come già saprete, nel senso in quegli anni poi invece, di nuovo succedono una serie di omicidi importanti che fanno capire che questa disattenzione della politica, distratta un po' ovviamente anche dal terrorismo, cioè nel senso c'è una giustificazione che in qualche misura può reggere, ma ovviamente per esempio il terrorismo al sud non è che avesse attecchito particolarmente, per cui gli omicidi del sud Italia di personaggi importanti avrebbero dovuto richiamare maggiormente l'attenzione sul problema delle mafie, perché è un periodo in cui cominciamo a parlare anche di mafia, nel senso che ci sono appunto ormai già sul territorio strutturate in maniera articolata più di una mafia in maniera forte. La commissione non esiste dal 77 in poi perché non viene riformata, cioè non c'è la legge che decide di fare la commissione parlamentare antimafia, anche se ci sono le proposte di legge per riformarla, una presentata proprio da Pio La Torre. In questo periodo però ci sono una serie di omicidi eccellenti, come dicevo, alcuni meno famosi oggettivamente. Peppino Impastato noi adesso lo leggiamo come un fenomeno importante, ma ovviamente nel 1978 in contemporanea con l'omicidio di Moro e con una serie di altre vicende del terrorismo poteva anche capitare, diciamo, che l'opinione pubblica nazionale non fosse attenta a un attivista consigliere comunale di un piccolo paese in provincia di Palermo, però per chi leggeva invece, se si leggono i rapporti di polizia di quegli anni, chi leggeva i fenomeni mafiosi di quegli anni, invece questo fatto che la mafia si fosse agitata perché un piccolo consigliere comunale con una piccola radio di un piccolo paese raccontava alcune cose su Cosa Nostra era invece già letto come un fenomeno di contrasto violento e di momento di scontro effettivo fra la mafia siciliana e la società siciliana sana, che ovviamente è la maggioranza,
è la società politica e anche la società organizzata per contrastare la criminalità. Per cui, diciamo, in quegli anni non c'è solo ovviamente Pino Impastato, ma ci sono altri omicidi di magistrati, di poliziotti, cadono in quegli anni capi delle procure in Sicilia, e non si muove moltissimo fino sostanzialmente prima all'omicidio di Pio La Torre, siamo nel 1982, e subito dopo all'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Paradossalmente, anzi, non si muove molto neanche con l'omicidio di Pio La Torre, per quanto fosse il primo politico di una certa rilevanza che venisse ucciso, una rilevanza nazionale che venisse ucciso da Cosa Nostra. Se non fosse stato ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, probabilmente ancora adesso non avremmo l'articolo 416 bis, o comunque sarebbe arrivato molto più tardi, perché Pio La Torre e Cesare Terranova avevano formalizzato la proposta di legge con l'articolo 416 bis. Pio La Torre aveva proposto una proposta di legge negli anni, nella legislatura che comincia nel 77 e fino appunto agli anni in cui poi verrà ucciso, una proposta di legge con l'articolo 416 bis, ma anche con tutta una serie di altre misure importanti sul sequestro dei beni, ma questa legge non viene praticamente mai discussa. A un certo punto gli si affianca una legge promossa dal governo, in particolare dal ministro dell'interno dell'epoca, che era Virginio Rognoni, però anche quella legge fatica a camminare, fino a che non ci sono questi due omicidi a distanza di 5 mesi uno dall'altro, che portano così in alto l'attenzione su questo tema da riuscire a far passare questa legge finalmente in Parlamento, che prenderà poi il nome appunto della legge Rognoni-La Torre, che è la legge che in qualche modo formalizza una serie di strumenti per la lotta contro le mafie, non soltanto l'articolo 416 bis. E tutto questo è frutto del lavoro, paradossalmente, della Commissione parlamentare antimafia, che aveva funzionato 5 anni prima. Porterà i suoi frutti il lavoro della Commissione parlamentare antimafia soltanto dopo questi due omicidi. E il fatto che la legislazione antimafia italiana arrivi per molti anni dopo degli importanti omicidi è una caratteristica che non abbiamo superato facilmente, abbiamo superato solo forse negli ultimi 10 anni. C'è proprio un piccolo slogan che viene utilizzato, cioè l'antimafia del giorno dopo, che appunto invece bisognerebbe fare l'antimafia del giorno prima, nel senso che quasi sempre per far passare le leggi più importanti della lotta alla mafia c'è voluto prima un delitto eccellente e dopo sono arrivate le normative, l'attività più attenta. La Commissione antimafia viene riformata subito dopo l'omicidio di Pio La Torre e ovviamente sarà protagonista della fase di dibattito sulla nuova legge della Rognoni-La Torre, e sarà di stimolo ovviamente per farlo approvare. Tra l'altro, da quella legislatura per la prima volta la Commissione parlamentare antimafia, invece di essere presieduta da un esponente della maggioranza, sarà presieduta da un esponente della minoranza, in particolare del Partito Comunista. Ci saranno in sequenza 3 presidenti, tutti appartenenti al Partito Comunista, cosa che poi verrà interrotta con la Commissione parlamentare eletta nel 1994. Si tornerà come adesso, il presidente dal 94 in poi è stato un esponente di uno dei partiti che componevano la maggioranza dell'epoca, prima Forza Italia, poi Partito Socialista, DS, Forza Italia di nuovo, Rifondazione Comunista, Forza Italia ancora e adesso Partito Democratico. Per cui la maggioranza era Forza Italia, c'erano presidenze di Forza Italia e così via. Quella commissione antimafia del 76 appunto ha prodotto i suoi effetti dopo la morte di Pio La Torre e di Carlo Alberto Dalla Chiesa, però ha dato il là appunto poi al fatto che la commissione antimafia da quel momento in poi c'è sempre stata. Cioè dal 1982 in poi la commissione antimafia è mancata solo pochissimi mesi fra una legislatura e l'altra, cioè il tempo di approvare la nuova legge istitutiva, che normalmente arriva quasi sempre nei primi 3-4 mesi di vita del nuovo Parlamento. Per cui da quel momento in poi almeno c'è una continuità di visione, di riflessione che serve anche a capire bene come si è evoluto il movimento mafioso, perché adesso, visto che siamo in questa fase in cui appunto ormai la parte storica la posso mettere un po' da parte, siamo già nell'attualità sostanzialmente, la lotta alla mafia, perché la lotta alla mafia come viene fatta adesso
è quella sostanzialmente impostata negli anni fra l'82 e il 92, è l'importanza della Commissione parlamentare antimafia. Si comincia a vedere in quella fase, perché la Commissione parlamentare antimafia, rispetto a tutte le altre istituzioni possibili italiane che si occupano di questi temi, ha una particolarità, quella di poter ascoltare in commissione al suo interno persone che si occupano della sicurezza, dunque le forze di polizia, carabinieri, poliziotti, guardia di finanza e quant'altro, i magistrati che si occupano di queste cose, le forze sociali che si occupano di queste materie, per cui i sindacati, ma anche le associazioni degli imprenditori, le forze sociali quando hanno cominciato a entrare in campo nella lotta alle mafie, adesso ovviamente c'è Libera, ma prima erano i movimenti per la liberazione delle terre, oppure i piccoli movimenti anti-racket che già esistevano. Per chi fosse interessato a queste cose, leggersi il materiale delle commissioni parlamentari antimafia prodotti dall'82 in poi, sia le relazioni sia le audizioni, che sono tutte rintracciabili ormai perché è stato fatto un lavoro di recupero degli archivi e di trasposizione, diciamo, in maniera che su internet anche quelle più vecchie sono rintracciabili con certa facilità, non purtroppo non sul sito di Camera e Senato ancora, ma dovremmo arrivarci entro la fine della legislatura. Si comincia a vedere che appunto c'è una riflessione per dire sulle lotte alle mafie bisogna avere delle capacità specialistiche, delle forze di polizia specializzate e anche cominciare a pensare a una magistratura che indaghi solo su quello. A Palermo lo stanno già facendo in realtà in maniera empirica, nel senso che hanno creato un gruppo di magistrati che invece di lavorare da soli lavorano insieme, condividono le informazioni e hanno creato, informalmente Rocco Chinnici ha creato un pool antimafia sfruttando alcuni pezzettini di legge che gli consentivano di far condividere le indagini a più magistrati, ha cominciato a creare quello che poi verrà formalizzato anni dopo. Però negli atti della Commissione parlamentare antimafia invece si legge spessissimo, si leggono nelle audizioni di magistrati diventati famosi anni dopo, ma che all'epoca già lavoravano su queste cose, come Giovanni Falcone ha fatto molte audizioni in Commissione antimafia dall'82 al 92, alcune prima che arrivasse il maxi processo a Cosa Nostra, proprio quando ancora per il pubblico nazionale italiano ovviamente non era famoso, e già lì si vedono chiarissime le idee che aveva su come impostare la lotta alla mafia, di che cosa aveva bisogno la legislazione italiana e di che strumenti avevano bisogno chi faceva le indagini. La Commissione antimafia in quegli anni comincia anche a fare un lavoro, nelle relazioni comincia anche a concentrarsi più su temi specifici, per cui fa delle piccole indagini, non di carattere penale, ma di carattere istituzionale, non puramente storico, non fa semplicemente l'analisi sociologica del fenomeno, ma va a vedere che cosa succede su un determinato problema. Ci sono indagini sui i porti, ci sono indagini sul traffico di droga, come arrivava in Italia in quel momento, perché ovviamente si cominciava a capire che la ricchezza delle mafie veniva da là. Sull'espansione e lo spostamento delle mafie, per esempio, al nord già ci sono, nella commissione che nasce nell'84, ci sono già delle attività importanti, una relazione vera e propria che viene fatta sulle mafie fuori dalle regioni tradizionali, per cui si vede che in commissione antimafia il fatto di dedicarsi solo a quel tema comincia a produrre una conoscenza migliore, che produrrà poi negli anni, purtroppo ho detto fino a un certo periodo soltanto dopo gli omicidi eccellenti, produrrà negli anni una serie di novità legislative importanti che ci hanno consegnato poi quella che per unanime riconoscimento è sicuramente la migliore struttura legislativa per contrastare la criminalità organizzata di tipo mafioso o comunque di tipo paramafioso a livello internazionale. Il lavoro della Commissione Antimafia prosegue, così come ho detto, con un presidente di minoranza. Dopo il primo è Abdon Alinovi, dopo di lui arriva Gerardo Chiaromonte e dopo Chiaromonte ci sarà Luciano Violante. In particolare nella gestione di Gerardo Chiaromonte si inaugura anche appunto questo metodo di lavoro molto preciso, si sceglie un tema, se andate a ritrovare quella legislatura e vedete le relazioni, sono una serie di relazioni quasi
monotematiche, cioè che affrontano un problema. A Gela c'è un'emergenza rifiuti causata da Cosa Nostra, la Commissione fa una missione approfondimenti anche a Roma e poi fa una relazione da consegnare al Parlamento denunciando dei problemi specifici, per cui addirittura va su una cosa molto settoriale, molto locale, come ce ne sono tante altre. In più Gerardo Chiaromonte aggiunge una cosa di cui ancora oggi parliamo tanto e fa molta notizia, che è il codice di autoregolamentazione per le candidature al Parlamento. Siamo nel 1985-86, con le date non sono mai bravissimo, ma potete verificarlo facilmente, per cui insomma siamo a 30 anni fa, e la Commissione parlamentare antimafia in maniera unanime, cioè non è una, diciamo, poi ovviamente va sotto il nome di codice Chiaromonte, però in realtà fu approvata da tutte le forze presenti in commissione, approva questo codice di autoregolamentazione per le candidature. Siamo prima di Mani Pulite, prima di tutto, per cui per capire che insomma lavorare lì dentro probabilmente ai politici gli serviva anche a vedere un po' più lontano i problemi, se forse fosse stato più ascoltato in alcuni pezzi il lavoro della commissione, alcune cose forse sarebbero state affrontate meglio in generale. Propone questo codice che sostanzialmente chiede ai partiti, perché non si è scelto secondo l'interpretazione che c'era all'epoca e che ancora adesso più o meno regge, la Costituzione vieta di vietare la candidatura a chi non è già condannato in via definitiva, però la Commissione chiedeva invece di ai partiti, in maniera diciamo spontanea, però aderendo a un codice molto esplicito, di non candidare chi era in una serie di condizioni, cioè era già stato rinviato a giudizio per una serie di reati che all'epoca erano reati appunto meno specifici di quelli che abbiamo adesso nel codice, che ancora la Commissione ha riapprovato diverse volte, però erano appunto, a parte quello, il 416 bis, ma anche tutta un'altra serie di reati che erano considerati reati spia di una vicinanza possibile di un politico alla criminalità organizzata. Per cui la Commissione lo propone e fa un lavoro molto serio, perché dopo aver proposto il codice di autoregolamentazione verifica le candidature fatte, in quel momento c'erano delle elezioni credo europee, verifica le candidature fatte e scrive a tutti i segretari di partito, cioè il presidente della commissione scrive ai segretari di partito e dice: perché avete candidato questa persona che è in contrasto con il codice che voi avete approvato in commissione e sottoscritto come segretario di partito? Cioè gli chiede conto e fa una conferenza stampa. Bisogna riportarsi un attimo con la mente al 1985-86 per capire che cosa significava, cioè che c'era qualcuno che chiedeva a degli altri politici il perché si candidavano dei politici con problemi giudiziari. Non era un tema così sentito come adesso, neanche nell'opinione pubblica. Questo, se uno sfoglia i giornali dell'epoca, lo vede chiaramente, perché c'erano ancora in campo forse un po' di altre emergenze, ma anche perché ovviamente non erano scoppiati tutti gli scandali che scoppieranno negli anni successivi. Questo è uno dei capitoli importanti appunto di lavoro, perché comunque apre una traccia di riflessione e di attenzione su quelli che sono nella politica i reati spia di presenza, per esempio, di rapporti possibili con la criminalità organizzata, che ancora adesso vengono sostanzialmente utilizzati come criteri per i codici di autoregolamentazione che la Commissione ha ripreso a proporre i partiti nel 2007 con il presidente Forgione, poi l'ha ripreso il presidente Pisano e anche la presidente attuale, che è Rosignano. Per cui la commissione ha riproposto, sempre con un voto, devo dire, unanime di tutti i partiti presenti in commissione, un codice di autoregolamentazione. Negli ultimi 8 anni è sempre stato riproposto ai partiti, sempre più affinato, sempre ovviamente tenendo conto sia delle nuove conoscenze della lotta alla mafia, sia dei nuovi strumenti legislativi a disposizione. La commissione Chiaromonte appunto si caratterizza in questa maniera particolare. La commissione Violante, che è quella successiva, si caratterizza in particolare invece per un'analisi puntuale dei rapporti fra mafia e politica, produce la prima vera e propria relazione unitaria su mafia e politica. È una relazione che ovviamente in quella fase storica è una relazione che apre scenari particolari.
perché parlo ovviamente delle connessioni con la criminalità organizzata, anche di personaggi come Giulio Andreotti, che all'epoca era ovviamente uno dei leader principali della Democrazia Cristiana, e ovviamente quella relazione suscitò molto scandalo, molto dibattito. Dopo quella relazione, tra l'altro, Violante non terminò di fare il presidente della Commissione Antimafia, il suo mandato terminava, diciamo, il mandato del presidente della Commissione Antimafia termina con l'inaugurazione della nuova legislatura, per cui che decade il giorno in cui si riunisce il nuovo Parlamento. Violante si dimise un po' prima perché in un'intervista parlò di una possibile indagine antimafia su Marcello Dell'Utri, che all'epoca era un creatore di Forza Italia, e per aver preannunciato in qualche misura questa indagine fu costretto a dimettersi prima dell'inizio della nuova legislatura, perché comunque lui aveva caratterizzato il suo mandato di presidente con questa analisi su mafia e politica. Sono ovviamente gli anni delle stragi, per cui la Commissione si occupa moltissimo ovviamente delle stragi, raccoglie una mole di documentazione enorme in quegli anni su che cosa si era mosso in Sicilia prima e dopo le stragi di mafia. Lavora moltissimo sulle stragi che invece vengono fatte in continente cosiddette, cioè quelle di Milano, Firenze, Roma, e però paradossalmente su quei temi non produce mai una relazione, nel senso che c'è molto materiale su quelle questioni, ma né in quegli anni né negli anni successivi, fino sostanzialmente alla presidenza di Pisano, la Commissione ha prodotto qualcosa di strutturato su quei temi. Però raccoglie tantissime cose che poi serviranno anche a sviluppare attività investigative negli anni successivi, per cui appunto comincia questa fase in cui la Commissione non solo raccoglie materiale, diciamo, di studio, ma comincia a raccogliere anche materiali specifici che poi possono essere utilizzati anche per attività di indagine. Dopo la presidenza Violante c'è una presidenza abbastanza breve di Tiziana Parenti, un ex magistrato milanese, diventata parlamentare con Forza Italia, ma la sua presidenza dura pochi mesi sostanzialmente. Approva alcune relazioni, ma non approva neanche una relazione conclusiva del lavoro, perché la legislatura si conclude in maniera abbastanza improvvisa. Dopo di lei diventa presidente Del Turco, all'epoca Partito Socialista. Con Del Turco si riapre un po' una stagione simile a quella di Gerardo Chiaromonte, nel senso che la Commissione lavora molto su temi specifici. Ovviamente, diciamo, la sensibilità generale è molto cresciuta, per cui la Commissione riesce a produrre anche delle cose più di carattere più generale, più interessanti. Ci sono delle relazioni sul riciclaggio, per esempio, che comincia a essere affrontato in maniera strutturata in quegli anni in Commissione, che sono poi state da base anche per la legislazione italiana su questi temi. Ci sono messe in cantiere e poi concluse in realtà col presidente che arriverà in fine legislatura, perché Del Turco diventa ministro delle finanze, a lui gli succede Beppe Lumia, che è un parlamentare dei DS all'epoca, siciliano, che prende la commissione a luglio del 2000, e la legislatura si concludeva nell'aprile del 2001. Però nella fase di presidenza di Lumia arrivano ad approvazione una serie di relazioni, una relazione che è l'unico vero caso giudiziario seguito dalla commissione, che ha cambiato un po' anche appunto il destino di un processo, nel senso quello proprio su impastato, paradossalmente, perché la commissione raccolse autonomamente delle prove sul delitto impastato e sostanzialmente dimostrò con il proprio lavoro che sul delitto impastato c'era stata una delle prime deviazioni delle indagini, e anche forse una delle poche sulle quali abbiamo trovato delle prove effettive, perché i carabinieri intervenuti sul posto avevano in parte nascosto e in parte probabilmente distrutto delle prove ritrovate, che dimostravano che Peppino Impastato non era andato lì a fare un attentato dinamitardo, ma invece era stato legato al treno, al binario dove poi fu ritrovato, dopo essere stato probabilmente
già ucciso con un colpo alla testa e fatto saltare in aria per far credere che volesse fare un attentato dinamitato. L'unico terrorista del sud Italia, tra l'altro appunto diciamo notoriamente diciamo, non erano così visibili sul, politicamente i terroristi, mentre Peppino Impastato era notoriamente diciamo, un politico attivo, insomma, si era candidato a gestire una televisione, insomma, non rientrava tantissimo nelle figure terroristi, ma si riuscì in qualche misura, anche appunto con prove false, a far credere per un certo periodo, e anche grazie al fatto che fu ritrovato lo stesso giorno dell'assassinio di Aldo Moro, che era stato un terrorista. La commissione, appunto sotto la presidenza del Turco e poi con Lumia, in un comitato presieduto da Giovanni Russo Spena, che era invece, credo, di Fondazione Comunista all'epoca come partito, dimostrò invece diversamente. Con il lavoro dei magistrati consulenti che lavorano per la commissione può avvalersi diciamo, di varie figure, normalmente ha alcuni magistrati, degli ufficiali di collegamento con le varie forze di polizia e qualche storico o qualche altra figura, tipo la mia, che mi occupo della stampa, insomma. Però un gruppo di persone non molto ampio che lavora per la commissione e solo per la commissione, e che in quel caso ha fatto proprio una vera e propria indagine andando ad acquisire del materiale e anche sentendo persone sospettate di essere tra quelli che avevano deviato quelle indagini, tra cui purtroppo figuravano i carabinieri della tenenza che andò a indagare sull'omicidio di Impastato. Oltre a quello arriva una maturazione, una relazione sul contrabbando che anche lì segnò, fatto da un parlamentare all'epoca di Alleanza Nazionale, Mantovano, che segnò bene il cambiamento che bisognava avere nel contrasto al contrabbando. Il contrabbando veniva vissuto in Italia ancora come un fenomeno sostanzialmente dei venditori di sigarette agli angoli delle strade, mentre invece quella relazione descrive bene che era un fenomeno che insieme alle sigarette faceva viaggiare armi e droga, che aveva una portata economica molto rilevante e degli interessi molto elevati. E qualche anno dopo, un paio di anni dopo, arrivarono anche inchieste importanti della magistratura che aveva lavorato in quel senso e che portarono all'arresto di grandi trafficanti internazionali che gestivano patrimoni molto importanti, anche addirittura uno stato intero come il Montenegro. Sempre con in quella legislatura vengono fatte altre relazioni territoriali, abbastanza interessanti, perché per esempio su Messina, che era considerata una delle città siciliane dove la mafia non esisteva, comunque era una mafia debole, invece viene raccontata per quello che era la realtà, e cioè una realtà dove la mafia era così forte da riuscire a controllare l'università e tutti i centri più importanti della città e dunque non aver bisogno di ammazzare nessuno, perché non c'era nessuno che la contrastava, perché ovviamente poi le mafie quando fanno un omicidio è perché c'è qualcuno che le contrasta fino a un certo periodo, poi hanno cambiato strategia. Sappiamo che negli ultimi tempi, insomma, la strategia è quella di tenere il profilo il più basso possibile. E dopo la presidenza del Turco Lumia, diciamo Lumia per un periodo molto breve, c'è la presidenza di un senatore di Forza Italia, Centaro, si caratterizza soprattutto per un lavoro di missioni nei territori molto, molto continuo. Una delle particolarità che ha la commissione è questa, cioè che oltre a svolgere le riunioni dentro il Parlamento, nel palazzo dove abbiamo sede, che è il Palazzo San Macuto, può svolgere anche queste missioni sul territorio, che sono appunto un momento in cui normalmente in una o due giornate vengono sentiti tutti i vertici delle forze di polizia, tutti i vertici della magistratura e le forze sociali, quando ci sono elementi che ci possono interessare di sentire loro. Ieri abbiamo sentito il responsabile di Libera di Avellino, perché in quella zona secondo noi c'era una situazione particolare di sottovalutazione dei fenomeni camorristici, mentre invece quelli di Libera che lavorano in quel territorio avevano portato all'evidenza della nostra commissione già degli elementi che ci facevano ritenere invece che una qualche forma di presenza più robusta della camorra c'era. Per cui, insomma, il lavoro della commissione è anche un po' questo, cioè di far crescere l'attenzione sulle cose sfruttando quello che c'è già, nel senso che non è che la commissione si inventa delle cose nuove, ma cerca di valorizzare anche il lavoro che viene fatto in ambito territoriale, non solo
è soltanto dalle forze di polizia e della magistratura, ma anche dalle forze sociali, come in altre occasioni abbiamo sentito imprenditori e così via. Dopo la presidenza Centaro c'è la presidenza Forgione, Rifondazione Comunista all'epoca, adesso SEL, che ha la particolarità invece di fare la prima relazione strutturale sull'Ndrangheta, non tanto vista come fenomeno calabrese, ma come fenomeno mondiale, sfruttando, diciamo, ciò che ci aveva detto un magistrato. Il titolo giornalistico di quella relazione fu La mafia come Al-Qaeda, l'Ndrangheta come Al-Qaeda, che era un po' un'esagerazione, ma dava bene l'idea della diffusione territoriale, nel senso che veramente l'Ndrangheta in quel momento, noi fotografavamo una situazione in cui l'Ndrangheta per la prima volta veniva descritta presente in Australia piuttosto che in tutta l'Europa e ovviamente in tutta Italia. La cosa che attraversa tutte queste tre commissioni, tre commissioni con quattro presidenti, Del Turco, Lumia, Centaro, Forgione, è aver evidenziato più volte la presenza delle mafie fuori dai territori d'origine. Innanzitutto averle cominciate a chiamare in maniera al plurale, non più mafia. Si comincia con la gestione di Violante un po' a utilizzare il plurale, ma non sempre, diventa lo standard con la commissione Del Turco e con quelle successive. Cioè aver evidenziato che non esiste più solo Cosa Nostra, ma esistono tante mafie. E aver evidenziato appunto che esistono su tutto il territorio nazionale, con anche lì una reazione molto infastidita da parte dei territori che venivano nominati all'epoca, che però se fosse, probabilmente fosse stata seguita già all'epoca, alcuni fenomeni che si sono scoperti quando purtroppo erano già forti, forse potevano essere contrastati meglio. Il processo che si è aperto in Emilia-Romagna, cioè pochi passi da qui, diciamo, contro una struttura ndranghetista molto forte, lo ritrovate già raccontato nelle relazioni della Commissione Antimafia degli anni 2000, inizio degli anni 2000, dove ovviamente la reazione invece fu qui, la Ndrangheta non c'è, come pure in Lombardia, malgrado Milano sia stata da sempre sede di traffici importanti per la mafia siciliana e per quella calabrese, prima per quella siciliana in maniera molto forte, Luciano Liggio, il capo supremo di Cosa Nostra negli anni 70, inizio degli anni 80, ha vissuto tantissimo a Milano, ha cresciuto, diciamo, la famiglia a Milano. I suoi interessi economici erano insediati là, non erano insediati in Sicilia quelli più importanti. Questo viene raccontato oltre che dalle indagini anche dalla Commissione parlamentare antimafia in quegli anni, ma si preferisce far finta che la mafia non c'è, perché sennò si sarebbe buttata un'ombra sulla realtà milanese, che era il centro economico del paese. La presidenza Forgione approva anche una relazione, per esempio, sui testimoni di giustizia, che sono una figura all'epoca poco tutelata, e che invece da quel momento in poi è partito un processo che ha portato in 7-8 anni a una legge che adesso prevede che vengano assunti nella pubblica amministrazione, che vengano trattati in maniera assolutamente separata nella protezione, nella gestione della loro vita dopo la testimonianza, dai collaboratori di giustizia e da quelli che conoscete più facilmente come pentiti, che invece sono dei criminali che collaborano con lo Stato, ma come dire, hanno qualcosa da farsi perdonare, mentre invece i testimoni di giustizia collaborano con lo Stato soltanto per diciamo, dovere di testimonianza, e comunque e di conseguenza vanno tutelati in tutto. Bisognerebbe fare in modo che continuino ad avere una vita felice e tranquilla per quanto è possibile, non più magari nel loro territorio quando non è possibile, ma adesso si sta provando, per esempio, anche su input della Commissione, a farli restare per quanto è possibile nel loro territorio dove hanno reso la testimonianza, e farli continuare la vita lì. La presidenza Pisano, che è quella che viene dopo Forgione, è la presidenza credo più lunga, perché è stata la legislatura è stata lunga, lui è stato eletto abbastanza presto e ovviamente è rimasto in carica fino alla fine, ha prodotto una serie di materiali, ed è però la prima commissione, la particolarità è la prima commissione che si è occupata in maniera strutturale del periodo delle stragi di mafia 92-93, quello che adesso va sotto il nome di trattativa per comodità
giornalistica, sia recuperando i materiali raccolti negli anni dalla Commissione e in alcuni casi trasmettendoli all'autorità giudiziaria o a Caltanissetta, a Palermo, secondo, o anche Firenze, a seconda di chi aveva la competenza, ma anche ascoltando molti protagonisti dell'epoca, quasi nessuno lo ricorda, ma la prima missione comunque che è sul 41 bis, voi sapete che al centro della vicenda della trattativa c'è il fatto che alcuni mafiosi che erano detenuti col regime speciale del 41 bis in carcere, che gli limita contatti con l'esterno e anche contatti dentro le carceri, la trattativa sarebbe svolta attraverso il fatto che a una serie di mafiosi sarebbe stato levato il 41 bis. La prima volta che questa cosa è stata in qualche misura ammessa è avvenuto in Commissione parlamentare antimafia, non nelle aule di giustizia, non in testimonianza, perché l'ex ministro di giustizia Conso disse in Commissione antimafia che in qualche misura si era valutato che per quelli meno pericolosi, dei mafiosi dell'epoca, si poteva alleggerire il regime detentivo. Che ovviamente, diciamo, se sia un reato o meno, quello lo decideranno le altre parti, ma dal punto di vista storico inquadra quello che può essere successo in quel momento, ed è quello il lavoro che ha scelto di fare la Commissione parlamentare sotto la presidenza Pisano, cioè cercare di capire se in quel momento c'era stato un abbassamento per bloccare le stragi o se c'era stato un abbassamento per un patto con Cosa Nostra per farla ritornare in auge. Quello che è sicuro rispetto ovviamente agli anni 92 è che, diciamo, tutto il vertice di Cosa Nostra in realtà è in carcere, per cui se patto c'è stato, è stato un patto con un pezzo ben definito di Cosa Nostra, ovviamente forse con un solo capo, Provenzano, perché il resto dei capi sono stati messi in carcere tra il 92 e il 93 e sono tuttora tutti quanti in carcere, non c'è nessuno che ha potuto, diciamo, godere di un eventuale vantaggio di una trattativa fatta all'epoca, almeno per se stesso, qualcuno potrebbe aver potuto per i familiari, ma questo appunto sono temi di un processo in corso che dirà che cosa è successo, almeno dal punto di vista penale. Scusi, devo fare una domanda. Allora, lei, se ho capito bene, ha detto che la Commissione parlamentare antimafia si è occupata anche delle stragi, quelle in continente, quindi sì, pensiamo anche quelle di Bologna, eccetera. No, Bologna no. Bologna non è mafiosa. Stragi di mafia. Ah, forse ho capito. Quindi solo stragi di mafia, che non erano però più in Sicilia, ma si erano anche... Sì, sì, quelle sono state un periodo nel 93. Che sarebbe arrivato anche nel 94, per fortuna quello nel 94 è fallito. Ho capito male, non ha chiarimento. Quindi per queste altre stragi invece sono state fatte altre commissioni? Per in Italia sì, c'è stata una commissione stragi che si occupava di tutte le stragi non mafiose, paradossalmente, anche se ogni tanto ha incrociato i percorsi di mafia, che si è occupata principalmente della strage di Bologna, ma anche di tutte le altre, diciamo, stragi. Sono state diverse date sui treni in Italia, l'Italicus 904, anche se in uno di questi c'entra sempre la mafia, o meglio la camorra, per cui insomma c'è stata una commissione stragi che si è occupata di questo e solo di questo, che non c'entrava con la commissione parlamentare antimafia, c'è un lavoro parallelo, diciamo. Ah, avevo capito male. Le stragi in continente, quelle di cui parlo io, sono delle stragi avvenute nel 93 a Milano, Roma e Firenze. La strage dei Giorgofili, la strage della Pinacoteca, mi pare. Sì. Al Palestro, via Palestro a Milano. E l'attentato a Maurizio Costanzo. Sì, no, ma c'è anche una bomba all'Olimpico. In più nel 94 c'è stata una strage tentata e non riuscita, per fortuna, davanti allo Stadio Olimpico, che avrebbe fatto una strage in mano, diciamo. Per fortuna non riuscita. Al volo vi faccio vedere quello che, diciamo, lo potete trovare anche il lavoro che stiamo facendo adesso, su cui magari vi dico qualcosa, da Parlamento, non vi dico l'indirizzo perché quando poi lo vedrete, vedete che l'indirizzo è impossibile. I siti istituzionali. Per le regole della Camera, purtroppo è così. Però comunque da parlamento.it, che invece è facile da ricordare, basta scegliere organismi bicamerali, si scende e c'è fenomeno sulla mafia, dove trovate, diciamo, l'attività attuale, a parte la foto dei componenti, però trovate per esempio i documenti che abbiamo approvato, per cui
per chi volesse, diciamo, fare un po' di attualità c'è questo, ma anche per chi volesse invece fare cose più storiche, si può risalire fino alla 13ª legislatura. Che per l'appunto si vede i materiali prodotti con la presidenza Lumia. Fin là trovate già tutto online nel sito del Parlamento. Per quelli precedenti, per dire, i documenti approvati, vedete che venivano approvati molti documenti in più di quanti ne vengono approvati adesso, perché c'erano proprio le cose specifiche anche su vicende molto ristrette. Vedete i cantieri navali, la provincia di Brindisi, la città soltanto di Catania, questa è la relazione in passato che vi dicevo prima. Ci fu anche questa relazione sul traffico di esseri umani, tra l'altro, che all'epoca non se ne parlava tantissimo, la fece tra l'altro una parlamentare che era anche un giornalista, Dana De Zurueta, fece una bella relazione che è la prima ad avere qualche mappa sulle rotte dei traffici, quando ancora anche a livello internazionale se si apre. Purtroppo non riesco a trovare mi sa che la mappa non c'è neanche in questa versione, bisogna trovare la versione stampata purtroppo. Però insomma, comunque, come vedete, andando così si possono anche trovare cose un po' più vecchie, che se qualcuno vuole fare un paragone su come si faceva e come si fa la lotta alla mafia, alle mafie in alcuni settori specifici, può trovare del materiale anche qui interessante. Appunto, basta risalire nelle legislature e si trovano diversi documenti. L'attualità di adesso, in particolare la Commissione sotto la presidenza Bindi, ha fatto innanzitutto un lavoro di approfondimento sulla legge sui beni confiscati, diventato più di attualità adesso per vicende, diciamo, purtroppo di carattere penale, nel senso che c'è questo processo, questa indagine in questo momento, in realtà ancora non è ancora diventato un processo in corso a Palermo, che ha coinvolto la responsabile del Tribunale delle misure di prevenzione. Ma in realtà appunto la Commissione ha fatto un suo lavoro di indagine precedente che ha prodotto una proposta di legge. Ecco, questa è una delle particolarità, diciamo, degli ultimi 10 anni, cioè che la Commissione fa delle vere e proprie proposte di legge non formalizzate nelle relazioni, perché non possiamo, per come è strutturato il lavoro di Camera e Senato, farlo lì, ma che diventano proposte di legge firmate da tutti i componenti della Commissione, sia della Camera che del Senato, e che poi viaggiano. E in particolare quella sui beni confiscati va in discussione in aula proprio lunedì prossimo comincia in aula la discussione su una nuova legge che speriamo rimetta ordine in tutto il settore, crei un'agenzia che li gestisca in maniera più professionale e funzionante, perché i beni siamo diventati così bravi che cominciano a essere così tanti i beni che se non abbiamo una buona gestione rischia di diventare veramente un boomerang, perché quelli che giaceranno inutilizzati saranno molti di più di quelli che riusciamo a riutilizzare, anche col massimo dello sforzo anche associativo fatto dalle associazioni, da Libera, da tutti quanti. Però ovviamente serve una struttura statale che intanto li tenga bene e li porti fino a che non vengono riconsegnati ai cittadini, alle associazioni, all'imprenditoria, a chi sarà in grado di gestirli in maniera efficace ed efficiente. Questa è l'attualità, più o meno. Ovviamente appunto questa commissione si sta caratterizzando per un numero di sedute, di missioni fuori da Roma molto elevato. La settimana scorsa abbiamo fatto una seduta che ha consentito di superare il numero totale delle sedute fatte dalla commissione precedente in 5 anni, per cui ovviamente diciamo è un piccolo record. E abbiamo già fatto 20 missioni sul territorio, che ovviamente sono tante, cercando di farle appunto